Paolo Poggi qui a Lauco per parlare di fair play, ci sono tanti bambini in giro. Beh, come convincere un bambino che si approccia allo sport che la lealtà è un valore importante? Non è facile convincere i bambini nel momento in cui sono in un certo senso martellati da esempi spesso negativi che si vedono in televisione, per cui si deve convincere con prima di tutto fargli capire quali sono gli esempi positivi da seguire e poi cercando di portare delle esperienze che facciano intendere a loro l'importanza, se non altro, del rispetto nei confronti dell'avversario, degli arbitri, dei tifosi o comunque del prossimo. Ecco, il rispetto del prossimo è la base di tutto. Ecco, Paolo Poggi ce lo ricordiamo come un giocatore leale, che è sportivo, e come ha visto l'evoluzione dell'applicazione della lealtà nello sport da quando ha cominciato lui, quando era lui ragazzino, ai ragazzini di oggi? Ma io credo che in un certo senso la soluzione di tanti problemi sarebbe quella di abbassare un po' tutti quanti i toni, no? C'è troppa frenesia, c'è troppa voglia di risultato, c'è troppa pressione e questo inevitabilmente induce anche i giocatori o i tifosi a dei gesti che magari sono dettati proprio dall'esasperazione. Se invece tutti quanti vivessimo il calcio in maniera più rilassata, sarebbe l'occasione di compiere dei gesti più leali, però non è facile finché gli interessi sono molteplici, sono anche maggiori le difficoltà a vivere il calcio in maniera spontanea come quando si faceva da bambini. Una chiusura, di cosa si occupa adesso Paolo Poggi? Io ho una scuola calcio, per cui ho a che fare con i bambini quotidianamente, e è bello vedere come sanno ascoltare quello che si cerca di insegnare, e anche se l'obiettivo principale penso sia quello di coinvolgere le famiglie in quello che si dice ai bambini, perché se si ha anche l'aiuto dei genitori, se anche i genitori condividono gli stessi pensieri degli educatori, allora i bambini crescono con le idee più chiare.